E la cosa ancora più bella è che aprendo il Vangelo ho visto tutte le pagine segnate con la matita, con alcune parole che lui ci aveva scritto sopra. Era un Vangelo vissuto. Si vedeva che non era uscito dal negozio il giorno prima, era un Vangelo carico di vita che aveva visto questo ragazzo pregare, sottolineare. Ecco, quel Vangelo era, potremmo dire in qualche modo, quel luogo dove tutte le certezze di questo ragazzo erano lì, e lui lo ha portato con sé in ospedale perché anche quell'esperienza, lui sapeva, era così importante, non poteva non condividerla, o non poteva quell'esperienza non essere illuminata dalla forza della Sacra Scrittura. Mi ha commosso profondamente. Io non ho un Vangelo così bello, così segnato di vita, e potremmo dire anche di preghiera. E allora, ecco, vi lascio questa intenzione. Anche noi, quando ci apprestiamo a vivere quello che la Chiesa ci propone, no? Come queste solennità, questi momenti importanti della fede, ecco, siamo invitati sempre a tornare alla fonte, a non vivere tutto così, come se qualcun altro per noi ha preparato, diciamo, la pasta. No, tutti noi siamo invitati a fare questa ricerca, a capire di più, a lasciarci illuminare, a studiare la parola di Dio. E questo senz'altro ci darà la possibilità di cogliere in maniera più forte e più vera il volto di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo.